giovane, Andò. Ha fatto uno spettacolo straordinario. Con Roberto Andò, sì, stupendo, sì. Carnage, il dio della carneficina, che poi fece Polanski Carnage al cinema di Jasmine Rezan, con Silvio Orlando, Anna Bonaiuto e Francesco Sì, sono molto grato a Andò, perché mi ha riportato in teatro, mi ha fatto conoscere anche Marco Balsamo, quello che è uno spettacolo straordinario. Questo posso dire che l'ho visto all'Argentina, assolutamente, e mi è rimasto il palco di aver obbligato a recitare sul palco con mondo e obbligo, cioè era difficile camminare su un palco che non era orizzontale, era una metafora della difficoltà di relazione, perché a Soltoni Carnage parla di siamo a Parigi eccetera, un bambino a scuola fa cazzotto con un altro bambino, prende un bastone con gli spacchi quattro incisivi davanti, insomma, bambini di 12-16 anni. Le due famiglie si incontrano per non andare da dietro a queste persone, per non creare casino, siamo persone civili, la incontri anche senza i bambini ovviamente a casa, per capire come comportarsi. Le spese anche sono del dentista, voglio dire, una roba, insomma, caro, non è proprio quattro incisivi. Bene, il bambino che ha rotto gli incisivi e l'altro sono di estrema destra. La famiglia che riceve sono di estrema sinistra. Non vi dico cosa dice. È geniale, ma veramente geniale. All'inizio partono con tutta un po' di delicatezza, un po' di rispetto, alla fine di tutto. Ti ricordi? E allora, siccome la metafora era che è difficile accordarsi, trovarsi, solo in quattro, figurate i posti messi di 900 governatori, in quattro non si trova prima di 900. E allora l'obliquità e la circolarità era quella cosa che ti creava un imbarazzo sia ed eri sempre in circolo, eri sempre lì dentro. Questo a me è quello che ha spiegato Roberto Andò, che hanno ideato con lo scenografo. La mia era la scenografia di Gianni, ed era interessante perché era circolo, come una bestia in gabbia, e devi anche scuscire, quando camminare è tutto storto, una non centralità, un non equilibrio che dovevi trovare invece con la parola. È una bella sfida. No, è uno spettacolo, cioè era una rappresentazione straordinaria. È stato rappresentato in vari paesi, con grande fortuna, in Francia ovviamente. No, ovviamente parte da lì, la Sminavesa è famosissima, anche a Meraviglia. Testo di arte di Giustino Delisa, vabbè, tanto vabbè, il teatro è lo specchio della società, ci prendiamo in giro, e diventa una sorta di terapia di gruppo, voi vedete lì seduti, tranquilli, sereni, senza l'ansia, perché sono detenuti, vedete rappresentato da sopra, ma quello è mio zio, Navarro, quello lì è Tirk, come mio nonno, che è quello lì, ma quello lì è Salumiera di... E ridete, non sapete, oppure piangete, oppure no, ma non sapete che cos'è. È terapia di gruppo, è migliorare la società, se ovviamente lo spettacolo è bello, il testo è eccellente, se no può essere anche una noia, ovviamente, stiamo parlando di quelli che riescono, sicuramente, ma parte tutto dalla storia, parte tutto dallo scritto, io anche tutti i tecnicismi cinematografici, cioè, siamo arrivati, no? Possono i droni, possono esserci delle cose tecniche spaventose, ma poi il cinema nasce per raccontare una storia, è una settima arte, ma nasce per voglio raccontarmi una storia, deve arrivare una storia. E se sai raccontare la storia, puoi mettere anche una macchina fissa. Se voi vedete La voce umana di Rossellini con la signora Anna Magnani, macchina fissa, 35 minuti, lei, un letto, un telefono, ci sono 4 comediani, la macchina fissa, state così. È la storia, la foto. Silvio Orlando, sei sempre un po' in contatto con lui? Ma non ci frequentiamo, ci sentiamo sempre, però sì, certo, lo vedo, quando ci vediamo ci facciamo molto volentieri e siamo molto amici. Non l'ho ancora visto, ma l'ultimo film di Andò. Beh, è stato un periodo che ha presentato a Venezia. Tu l'hai visto? No, non l'ho visto, ma l'impressione che deve essere... Sono curioso, quello del bambino, Napoli, mi ha raccontato qualcosa Roberto, però non ha detto più di tanto perché...
Quando ho fatto quel bellissimo film, il viaggio segreto, accanto a Valerio Solarino, un bel rapporto. Era un bel film anche quello. Anche quello, molto francese secondo me, era più francese di me. Se possiamo dare delle categorie un po'.